e una scuola. Edizione 2014 delle giornate di primavera del FAI. Tanta gente anche quest'anno sta visitando luoghi semi sconosciuti della città, ai più. Sì, tanta gente anche quest'anno e siamo davvero contenti che anche a Vaso, come tutti gli anni, il numero dei visitatori cresca, perché vuol dire che raccolgono il messaggio di questa festa di primavera del FAI, che è la festa della condivisione delle cose belle, della riscoperta delle proprie radici. Quest'anno noi a Vaso non ne abbiamo, però queste giornate di primavera sono dedicate ad Augusto Imperatore ed è una cosa molto bella che mi piace ricordare perché è l'unica iniziativa nazionale dedicata a quest'uomo che ha cambiato la storia di Roma, che ha dato una pausa alla vorticosa crescita espansiva dell'impero per raccoglierlo in un ambito culturale che veramente abbiamo poi ereditato e di cui possiamo godere. La chicca è la presenza degli apprendisti ciceroni che sono sempre molto preparati. Come sempre, sì, sono i ragazzi delle scuole dell'Istituto Comprensivo Paolucci e poi sono visite sottolineate anche dai ragazzi del liceo musicale Mattioli e da Voce Notte, questi cantanti che sono stati molto carini a voler partecipare. FAI è sempre impegnato durante tutto l'anno per le bellezze di Vasto. Sempre, che non solo le terme che noi abbiamo in gestione, le terme romane, e un po' l'interesse di tutto, perché il FAI mostra ciò che è bello e denuncia ciò che è deturpato, quindi la nostra attività è continua, non solo per le opere d'arte, per i palazzi, per le architetture, ma anche per il paesaggio e per l'ambiente. A proposito dei ciceroni, voglio dire una cosa, quest'anno ne sono 78, quindi più 25 ragazzi del liceo musicale, quindi veramente è stata un'affluenza grandissima che conferma come siano questi ragazzi il simbolo delle giornate FAI di primavera, il veicolo della sensibilizzazione. Allora, siamo i ragazzi della classe prima G della scuola media Raffaele Paolucci e siamo qui per raccontarvi la storia del palazzo d'Avalo, Schelgio e Anno di Vasto. Allora, il palazzo si sviluppa attorno a un cortile di forma rettangolare ed è il stile tardo rinascimentale. Il giardino ospita un ampio porticato e ospita anche un pozzo che si affacciano sul mare. Allora, il giardino, come si può vedere in questa foto, ospita anche numerose colonne. Allora, esso rappresenta il rapporto che ha avuto la famiglia spagnola con la città di cui porta il nome. Per i vastesi di 400 anni fa, esso era una tattica reggia. Ancora oggi è in uso l'espressione quando qualcuno borbotta per l'angustia della sua abitazione, ma che vuoi, il palazzo del Marchese? Allora, la sua storia comincia nel 1427, quando Giacomo Caldora, l'allora signore di Vasto, decise di cominciare a costruire il negozio sottraendo territori agli orti e al monastero di Sant'Agostino. Successivamente passa nelle mani della famiglia De Guevara, a cui si attribuisce il completamento del palazzo. Nel 1496 se ne impadronirono i Davalos. Nel 1527 il marchese Francesco Ferdinando Davalos decise di ampliare e arricchire il palazzo perché voleva che fosse all'altezza della sua futura sposa, la nobile mantovana Isabella Gonzaga. Nel 1566, durante l'invasione turca guidata da Ali Pascià, il palazzo fu incendiato. Bruciò per 10 ore, ma nonostante tutto rimasero in piedi le mura perimetrali, alcuni locali del pianterreno e dell'ala settentrionale. Rimase in rovina fino al 1573, quando la marchesa Isabella, ormai vedova di Francesco Ferdinando, decise di far ricostruire alcuni locali del pianterreno. Nel 1630 il palazzo ospitò la principessa Maria d'Austria, che era in viaggio verso la corte austriaca per sposarsi. Si dice che nel 1742 il palazzo avesse già un ampio cortile e che dove oggi c'è la pinacoteca comunale,
sono conservate tre le arazze di famosi pittori, tra cui Filippo Palizzi, che fu anche uno dei più grandi animalisti dell'Ottocento. Nel 1799, durante l'invasione francese, il Davros fu costretto a ritornare a vivere a Napoli e nel 1814 furono ricostruite alcune stanze, ma in più nel lato meridionale del palazzo fu costruito un giardino che... Quello? Il secondo giardino che cambiò completamente l'aspetto del palazzo. Nel 1974 il comune di Vasto decise di comprare la parte del palazzo che apparteneva ancora alla famiglia Davalos e che dopo un lungo restauro e complesso riuscirono a farlo portare al suo antico splendore. Benvenuti, noi siamo gli allievi della scuola media Paolucci e oggi vi illustreremo Palazzetto Marchesani. Palazzetto Marchesani risale al 1640 ed è in stile barocco, come si può notare dalle finestre. Queste finestre hanno degli archi e delle incisioni. Entrando si può notare che il pavimento non è quello originale. In questo cortile ci sono gli elementi generali che si trovavano nelle case gentilizie cittadine, cioè un pozzo cisterna che serviva per raccogliere acqua piovana. E una scala che prima di biforcarsi ha un pianerottolo coperto da una pseudocupola. C'era un legame di parentela fra la famiglia dei Marchesani e quella dei Rossetti, che risale ai primi anni del 1800 con il matrimonio di Gregorio Marchesani e Felicia Rossetti. Nel palazzo si conservano ancora i rapporti epistolari fra Giuseppe Marchesani, figlio di Gregorio, e William Michael Rossetti, figlio del poeta Gabriele. Realizzato intorno al 1500, oggi proprietà della famiglia Smargiassi, qui dimorò la famiglia Invitti di Milano, giunta a Vasto nella prima metà del XVII secolo. E si tratta di un palazzo signorile costruito nella zona del centro storico della città frentano-romana, su cui l'attuale Vasto all'Orestonium è stata costruita. E la costruzione richiede l'uso del cotto, introdotto dai Romani. Con questa tecnica la utilizzarono anche per il pavimento, il tetto e i muri. Si accede al cortile da un androne con una copertura di porta a botte. E la pavimentazione originaria è fatta con 18 lì di fiume, circoscritti da padroni disegnati. E in questo cortile a luce una volta si trovava una cisterna che non c'è più e la scalinata è sorretta da colonne che portano al pianerottolo per accedere al secondo piano. E siccome una volta il palazzo era sede del municipio, del palazzo fa parte anche una torretta dove si trovava un orologio che batteva le ore e i quarti. Poi però nel 1815 l'orologio venne spostato dalla torretta alla cattedrale di San Giuseppe, dove si trova ancora oggi. Nella sta casella mia non può usirla, lontana chi darà. Sta cosa bella, tutta la grossa. Io sono Laura, la vostra guida, e frequento la seconda G della Scuola Media Raffaele Paolucci. Oggi vi racconterò un po' la storia e la descrizione di questo palazzo che si trova di fronte alla chiesa della Santissima Trinità.
Questo palazzo è stato edificato tra la fine del 700 e gli inizi dell'800, come testimoniano gli stucchi, ossia i dipinti ai piani superiori. Verso via Lancetti si può accedere all'androne con una volta a botte umbiata, dovuto al nome traformazione di questi archi. Si può vedere poi il bellissimo cortile, potete fare anche delle foto, e il magnifico giardino che andremo ora a visitare. Questo giardino, con la sua bellezza strutturale e architettonica, fa il fine come centro di signo aristocratico e popolo borghese, grazie non solo a procurare dignità ai prospetti esterni, ma anche interni, con specchi di un'affermazione tale da suscitare favorevoli impressioni ai visitatori. All'inizio il palazzo apparteneva alla famiglia Lancetti, ma era stato acquistato dopo la seconda guerra mondiale dalla famiglia dei Medici. Queste famiglie sono amici tra di loro, e qui possiamo vedere questo giardino con la sua varietà e la sua bellezza dei vari alberi, come ad esempio questa palma qui sopra, dei fiori come le rose che non sono ancora sbocciate, e questo piccolo orto che dà un po' di allegria. Questo è un po' il giardino, come vi ho detto, potete scattare foto e visitarlo, e spero che la mia spiegazione vi sia piaciuta. E vi vorremmo presentare il Palazzo Cardone. Al termine della via Vescovano, cioè la via che avete percorso per arrivare fin qui, potete osservare questo bel palazzo. Si accede alla porta interna tramite l'androne d'ingresso composto da due vani, uno coperto con una volta a cielo di carrozza e l'altro con una volta a crociera. Adesso fa seguito il cortile a luce, dove è presente un pozzo cisterna alimentato da impluvio. Allora, all'inizio della via Vescovado c'è Piazza Caprioli, che è dedicata all'umanista e giure congiunto Virgilio Caprioli, che nel 1599 costruì una tipografia e introdusse la stampa a vasto. La sua più grande opera, il Teatrum Iuris Civilis Universus, è conservata nella Biblioteca Comunale di Vasto. La famiglia Cardone è di origine spagnola, infatti nel 700 i Cardone erano conti di Barcellona. La famiglia possedeva anche altri feudi, come il Ducato di Avellino e il Marchesato di Padula. Un personaggio di spicco e molto importante della famiglia Cardone fu Luigi Cardone, che nel 1821 fu un capobattaglione. Uno dei momenti che fece esultare ripercorse su Vasto nel 1848, e fu quando Ferdinando II concesse ai Vastesi la Costituzione, e i Vastesi elessero Luigi Cardone e Silvio Spaventa come loro rappresentanti. La figlia di Luigi Cardone e di Maria Cardone annò in sposa Silvio Ciccarone. Ciccarone è il palazzo. Beetlejuice, today you saw me fully explained, playing a show and running down the plane. I know how I feel when I'm around you. I don't know. Allora, benvenuti, io sono Valeria Ladamo della scuola Raffaele Paolucci, classe prima G. Oggi vi mostreremo un palazzo veramente importante, cioè Palazzo Ciccarone, detto anche Palazzo De Nardis. Infatti l'edificio era appartenente alla famiglia De Nardis ed era strutturato a un solo piano. La facciata rappresentava delle linee proprie del Settecento. Nel 1823 lo acquistò direttamente l'ultimo erede di De Nardis, cioè Francesco Paolo Ciccarone e suo nipote Francesco, che nei suoi ricordi fa una breve descrizione. Allora, prima la casa era molto diversa da quella di oggi, era molto di lusso, aveva la galleria, il salotto verde e le due camere da letto che venivano usate come soffitte, cioè ci mettevano le cose vecchie ingombranti. Dopo, lungo la scalinata, una volta c'erano delle nicchie, e in una di queste nicchie c'era una statua di Sant'Antonio che stava nella sua chiesetta, che dopo purtroppo cambiò il nome, cioè Sant'Eodoro, e allora la statua è stata portata qui.
Dopo, a fronte del Palazzo Ciccarone, numero civico 45 più sopra, che sta in Via Anelli, c'è una lapide che ricorda un pittore molto famoso, cioè Filippo Palizzi, che nacque al Vasto il 16 giugno 1818, che fu tra i primissimi pittori a interessarsi della fotografia e a praticarla sulla base di conoscenze tecniche. Dopo, questo viale, che era chiamato Corso Plebiscito, perché il 21 ottobre del 1860 a Vasto si svolse il plebiscito per l'annessione al Regno Sabaudo. Il risultato era scontato, infatti vinsero i sì, e il successo fu fortemente voluto dal Partito Liberale e guidato a Vasto da Silvio Ciccarone Senior. Noi siamo delle alunne della scuola Maria Paolucci, e frequentiamo la classe prima G. Oggi vi mostreremo il Palazzo Cardone, chiamato anche Bibbio. Fu edificato nel 1576 da un ricco mercante genovese, Domenico Bibbio. Incluso sui rapporti commerciali in queste terre, mise in vendita la casa, poi acquistò da Alfonso Davros, marchese del Vasto. Dopo la sua morte, la moglie, la Villa della Rovere, abbandonò il Palazzo d'Avaro spendendo un livello di dimora in questa casa. Sul fine del XVIII secolo fu adibita a caserma con il nome di quartiere. La famiglia Cardone poi prese la casa. Il famoso di questa famiglia fu barone Luigi Cardone, nato nel 1789 e morto nel 1855. Egli formò e comandò un battaglione di militari vastesi e il 2 febbraio del 1821, insieme ad altre truppe napoletane, decise di partire presso le frontiere minacciate dai tedeschi. Il 7 marzo le truppe avversarie sconfissero le nostre, ma nonostante ciò il loro comandante Guglielmo Pepe, nelle sue memorie, elogiò molto tutti i militari vastesi, ma in particolare il loro comandante, il maggiore Cardone. Un altro particolare che possiamo dire riguardo di questo palazzo è che entrando al portone principale si accede ad un ampio cortile che presenta due soluzioni architettoniche molto importanti che sono la scheda della pavimentazione.